Ok, allora partendo da questo che abbiamo fatto prima, teniamolo da parte aperto questo codice perché lo andremo a cannibalizzare per prendere i pezzi che ci servono nell'altro esercizio che proviamo a fare, quindi inserire questo all'interno dell'interfaccia grafica. Io vado a prendere l'ultima versione del gioco dell'impiccato, quella che trovate anche online, dov'è pool, che ho aggiunto qualche piccola correzione d'errore, è la versione completa, non quella che abbiamo fatto in aula, quella che trovate su GitHub, dove vi ho fatto vedere la volta scorsa, giusto per ricordarci cosa vogliamo fare. Abbiamo questo nostro giochino in cui c'era la parola da indovinare, segretissima, però doveva essere scelta, scritta da qualcuno, per cui se tu riesci a sbirciare mentre l'altro scrive la parola, oppure se vuole essere così cattivo da scrivere una parola che non esiste, KWLZZQ, cioè tu non indovinerai mai, ovviamente. Mentre invece noi vogliamo uno che la parola da indovinare sia veramente segreta e due che parola sia effettivamente una parola valida. Allora, quello che dobbiamo fare, adesso faccio perdere la partita per tornare alla versione prima, anziché scrivere la parola da indovinare, semplicemente avere un bottone di avvio gioco e basta. Parte la partita e sarà il programma a scegliere la parola. Come prima battuta potremmo decidere che il programma sceglie a caso tra tutte le 700.000 parole. Poi sarebbe carino fare un gioco a livelli, in cui la prima volta magari ti inventa una parola di 4 lettere, quando tu la indovini te ne fa una da 5, quando tu la indovini te ne fa una da 6 e così via. Vabbè, questo si può sempre aggiungere, complicando un pochino ovviamente la logica del controller. Quindi, però, diciamo, il compito che vogliamo darci oggi è, mantenendo sempre la stessa logica di gioco, cambiare il modo in cui viene indovinata la parola, in cui viene scelta, pardon, la parola da indovinare. Allora, ricordiamoci chi è che prende decisioni all'interno di un programma. Le decisioni le prende il controller, la classe controller. Dicevo, questo è il progetto che avevo fatto prima, quello completo, quindi ci saranno alcune forse leggere differenze rispetto ai nomi delle variabili o altro rispetto a quanto abbiamo fatto in aula. Tutto il lavoro viene fatto, diciamo così, di scelta della parola, viene fatta durante il metodo doStart, che è il metodo che viene, diciamo, richiamato alla pressione del bottone Start. E che al momento che cosa fa? Fa questo. Prende la parola segreta dalla text box. Allora a me basterà sostituire semplicemente questa riga con qualcosa di diverso. La parola segreta non te la prendo più dalla text box, ma la chiedo a un generatore di parole segrete. Questo generatore di parole segrete farà una query al database, anzi una o più query al database, per ottenere l'informazione che gli serve. Ok? Ovviamente non mi metto di sicuro a infilare qua dentro del codice SQL in cui faccio le query dentro il controller. L'operazione di andare a leggere i dati, scegliere i dati, la farà, è delegata al modello. Quindi sarà un richiamerò un metodo del modello a cui chiedo al modello stesso, potrebbe anche essere un'altra classe, ma visto che abbiamo già il modello che fa quello, a cui chiederò per favore dammi una parola casuale. Quindi io modifico solamente questo, non è txt segreto getText, ma è model.nuovo segreto. Lo chiamiamo così il metodo. Nome un po' brutto, ma quindi chiedo al modello dammi una nuova parola segreta e il resto non dovrebbe cambiare. In realtà qui c'erano ancora dei controlli che avevo aggiunto
non avevamo fatto in aula insieme, avevo aggiunto per togliere gli spazi iniziali, gli spazi finali, tra l'altro controllando che la parola non avesse dentro caratteri che non fossero alfabetici, no? Perché se uno scriveva ciao spazio mamma, lo spazio non essendo selezionabile dalla tendina non riuscirai mai a indovinare la parola, no? Per cui in quel caso sono controlli che adesso leggendo la parola del database non servirebbero più, ma lasciamo, non fanno male, via. Ok, quindi in realtà, a parte poi la casellina di testo segreto che dovremmo togliere, perché non ci serve più, ma la logica del gioco è tutta qua dentro. Per cui adesso dobbiamo semplicemente, dove semplicemente lo scriviamo tra virgolette, implementare questo metodo. Quindi basterà dire, ad esempio, aggiungi, come un suggestion available, vabbè, aggiungi il metodo modello, non me lo dà come suggerimento, no, allora sono pigro, me lo aggiungo a mano, dai, modello era, salviamolo, il modello era qua, e quindi tra i metodi che ha, adesso ne ha alcuni, ne aggiungerò uno, magari lo metto al fondo. Al fondo che chiamerò, sarà public, di restituire una stringa nuovo segreto. Ok, posso avere questa versione, poi potrei magari quando faremo la versione successiva aggiungere un'altra, una variante di questo metodo nuovo segreto che richiede un parametro che è la lunghezza della parola da segreta da generare. Ok? Cominciamo da questo, genera una nuova parola segreta estraendola dal database. Casualmente dal database, dal dizionario memorizzato nel database. Return una parola casuale. Allora, cosa devo fare? Beh, di fatto dentro questo metodo ci andrà a finire lo stesso codice di prima, ovviamente cambiando la query. Quindi prima di andare a scrivere il codice qua dentro, dobbiamo chiederci qual è la query che dobbiamo fare? Problema di SQL. In questa tabella, come fare a estrarre una parola a caso? Devo prendere un numero random e scegliere una riga random. Allora, attenzione, tu hai detto una cosa che non è del tutto preciso, cioè che non funziona in tutti i casi. Lei ha detto prendo un numero a caso tra l'1 e il massimo numero dell'ID. Questo funziona solamente se gli ID sono come sono qua, progressivi. Allora, in una tabella vuota, appena importata, gli ID partono da 1 e vanno avanti e sono progressivi, non ci sono buchi in mezzo. Però normalmente in un database su cui lavoro, per cui per questo qua magari lo cancello, ne aggiungo una nuova, eccetera, gli ID sono sempre crescenti, ma gli elementi cancellati, l'ID associato agli elementi cancellati non ci sono più, quindi sono dei buchi in mezzo. Quindi non è detto l'ID. La chiave primaria, in particolare la chiave primaria del tipo intero, è garantito che siano tutti numeri diversi tra di loro. Ma non è garantito né che partano da 1, né che siano tutti consecutivi tra di loro, cioè che non ci siano buchi in mezzo. Quindi io non mi fiderei di questo. Ma ciò di cui mi posso fidare sono le righe. Dico, prendi l'elemento che sta nella riga 185. O 372.312. Allora, il numero di riga è quello che è, il numero di riga è per sua natura consecutivo, no? Il conto. Per cui, se volessi la parola che sta, quindi abbiamo 700.000 di righe, no? Se volessi la parola che sta nella riga 100.000, come posso fare?
potrei usare il costrutto limit di SQL. Conoscete limit? No, perché base dati non ve lo insegno. Limit vi restituisce o vi limita i risultati di una tabella ad una finestra di un certo numero di righe. Cioè, se io voglio fare una query e voglio solamente i primi 100 risultati, potrei fare la query e leggere i primi 100 e gli altri ignorarli, oppure dire direttamente al database, guarda, mi interessano solamente i primi 100. Dal punto di vista applicativo è molto utile, perché pensate, insomma, un'applicazione web in cui hai tanti risultati, te ne fa vedere 10, poi vai avanti, ti fa vedere 10 successivi, vai avanti, ti fa vedere 10 successivi. La query è sempre la stessa, ma ti dà finestre diverse sui dati. Allora, la clausola limit, che non è proprio standard SQL, nel senso che ogni database poi la implementa in modo diverso, serve a questo. Serve per dire quanti dati voglio che mi restituisca e a partire da quale riga. Ma non vi dovete fidare di quello che vi dico io, dovete solamente fidarvi della documentazione. Documentazione di MySQL, a un certo punto dice che la select ha tante belle clausole, tra cui una è la clausola limit. La clausola limit, leggiamo cosa fa. La clausola limit può essere usata per vincolare il numero di righe restituite da select. Limit può prendere uno o due argomenti numerici, che devono essere entrambe costanti intere, non negative. Con due argomenti, quindi ha due forme, con due argomenti o con un argomento. Con due argomenti, il primo argomento specifica l'offset della prima riga da ritornare e il secondo specifica il massimo numero di righe da ritornare. La riga iniziale è numerata 0. Quindi, se io scrivo dopo una query limit 5,10, lui restituisce le righe, restituisce 10 righe, o meglio, restituisce al massimo 10 righe, a partire dalla riga con offset 5, che è la sesta nel database. 0, 1, 2, 3, 4, la 5. Altrimenti, se io usassi un argomento solo, di fatto è il secondo dei due. Cioè, se uso un argomento solo è come mettersi sottinteso il primo, che vale 0. Perché dice, con un argomento il valore specificato specifica il numero di righe da ritornare dall'inizio del result set. Quindi limit con un parametro solo è equivalente a limit 0, il parametro. Allora, a noi interessa questo limit girarlo al contrario. A noi interessa una riga sola, ma il punto di partenza di questa riga la voglio scegliere io. Ad esempio, 100.000,1. Immaginatevi la select. Select nome con parola mi dà tutte le parole. Poi dico, ma di questa grossa tabellona ne voglio un frammento. Il frammento che inizia alla riga 100.000, anzi 100.001, di offset 100.000, quindi la 100.001esima, e che è lunga una. Quale sarà questa parola? Merenda gratis a chi ne indovina. Con che lettera inizia? Non lo so. C. L'avete già fatto, non vale. Questo è barare. Cadmiammo. Merenda chissà cosa vuol dire. Allora, a me basta sparare a caso un numero tra 0 e il numero massimo di righe e sono a posto. Qual è il numero massimo di righe? Select count id from parola. 704.938. Quindi il mio programma dovrà fare due cose.
La prima cosa è conoscere questo numero, che mi dà il numero totale di righe in questa tabella del database. Esegue questa query e va a leggere il numero. È chiaro che non vado a scriverlo nel codice a mano, questo numerino qua, eh? Dentro il codice Java, gli unici numeri che potete scrivere sono 0 e 1. Tutti gli altri puzzano. Costanti magiche dentro il codice? No, mai. È sforzo di manutenzione inutile. Quindi, come prima cosa, il programma dovrà sapere quante righe ci sono e poi ogni volta che al modello verrà chiesto dammi una parola segreta, lui genererà, estrarrà una nuova parola prendendo a caso un numero tra 0 e sta bestia qua meno 1. Ok? E poi prenderà la prima e unica parola di questo. Questo è un modo. Poi ci sarebbe un modo completamente diverso. Dire al programma, quando parti, leggiti le 700.000 parole. Ce l'hai in un bel array list e poi vai a prendere l'elemento dell'array list. Se dovessi farci altre cose ha senso, ma farmi leggere 700.000 parole per fartene scegliere due, prima o poi mi chiedi il conto. Dimmi la domanda. 10,1 premio della verità dovrebbe darmi la Ti deve dare la undicesima. Vediamo se è vero. Abacista. E tu sai che è l'ottava. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È l'undicesima. Non c'è problema. È che è più facile fidarsi delle macchine. Allora, quindi, venendo a noi, questa signora qua deve fare due query. Una per ottenere il numero di parole e l'altro poi estrae un numero casuale intero da 0 a quello e poi fa una seconda query per estrarre la singola parola. Giusto? In realtà la prima delle due query potrebbe farla una volta sola, perché suppone che il dizionario nel frattempo non cambi. Cioè la prima volta che devo schiacciare trova una parola, deve calcolare quel numero. Una volta che ha calcolato quel numero, magari può anche salvarselo e evitare di farla qui la seconda volta. Ma per la prima volta ci serve, quindi partiamo da lì. Poi il resto è logica di caching. Quindi dentro questo metodo, partiamo sempre per piccoli passi, e ci mettiamo dentro questo codice. Mettiamolo dentro tutto. E poi ovviamente andiamo a modificare le parti che... Facciamolo formattare. Sono molto a disagio a vedere questo codice qua dentro questo metodo, perché se immagino che il modello debba fare... deve avere tanti metodi dello stesso genere che devono interagire col database, il fatto che questa stringa sia dentro ciascuno di questi metodi copia e incollata non va bene, eh? Ma ci arriviamo per gradi, vediamo poi dopo come riorganizzare il codice. Adesso puntiamo a farlo funzionare. Poi la prossima volta con calma facciamo un po' di refactoring per averlo bello da vedere e facile da gestire. Allora, dicevamo, il codice è sempre lo stesso, ciò che cambia è questo. E questo, no? Cioè le query che faccio e che cosa me ne faccio di queste query. In questo caso, in particolare, dobbiamo fare due query diverse. Allora, la prima è più facile. Due query diverse vorrà dire che dovrò avere due statement diversi, ciascuno dei quali mi genererà un suo result set. Allora, la prima query, chiamiamola query 1, mi deve calcolare il numero di righe nella tabella. Allora, noi l'abbiamo già fatto, è questa. Poi, visto che noi leggiamo le colonne per nome, questa colonna si chiama count DD.
JDBC non è tanto piacere a vedere questa parentesi tonda nel nome della colonna. Quindi possiamo rinominare la colonna. Sapete come si rinomina una colonna in MySQL? Con as. Ok? As numero. Quindi mi dà la stessa cosa, ma questa volta la colonna si chiama numero, o quello che volete voi. Quindi copia questo e la incollo così. Poi eseguo la query, che questa volta si chiama query 1, chiamiamo statement 1, rlset 1, e adesso c'è il lavoro, chiaramente togliamo questo codice che non c'entrava niente, di andare a rlset 1.close, di estrarre dal risultato di questa query il numero che ci serviva. Allora, questa è una query un po' strana, nel senso che cascasse il mondo, ritorna sempre una riga. Poi il mondo può cascare, nel senso che casca magari la connessione con MySQL o il server non gira o altro, no? Ma per questo ci serve il catch. Ma se tutto funziona, se non ci sono eccezioni, questa query ritorna sempre una riga. Al massimo c'è scritto 0 dentro, ma un count ritorna sempre una riga. Allora non ho bisogno di ciclo while per andare a scandire una riga sola. Semplicemente la leggo. Quindi mi posiziono sulla prima riga, che so che c'è, mi fido, che il count funzioni, resOne.first, cioè mi metto sulla prima riga del resultSet numero 1. Potevo anche fare resOne.next, tanto sapevo che ero prima della prima riga, faccio un next e mi porta alla prima, è uguale, così però sono più esplicito, mi piace di più. E poi cosa faccio? E poi prendo numero parole nel database, non è altro che resultOne.get int di numero. E questo è ciò che mi serviva a sapere dalla prima query. Quindi questo RealSet non mi serve più. Se tutto va bene, questo numero vale che la parola. A questo punto dobbiamo estrarre un numero casuale tra 1 e questo numero, quindi un altro indice parola è mat.random moltiplicato per numero parole troncato all'intero, mat.random, il numero casuale da 0 e 1, lo moltiplico per numero di parole, mi dà un numero casuale reale tra 0,0 e questo numero parole escluso, tra 0 compreso e 1 escluso. E quindi troncando l'intero mi darà già tra 0 numero parole meno 1, che è quello che mi serve perché comincia a contare da 0, così come le righe del resultSet con la clausola limit vengono contate da 0. Io me lo ripeto sempre 8 volte, da dove cominciano, da dove finiscono, perché è poi lì che sbagli uno in più, uno in meno e saltano fuori. Quindi il primo elemento, l'ultimo elemento devono corrispondere, sono giusti, se no rischio di prendere uno di troppo o uno di meno. Lo faccio per me, che sono anziano. Allora, a questo punto ho questo numero e questo numero lo posso usare per costruire la query 2. Poi magari un domani daremo dei nomi più furbi a queste query, ma per ora stiamo imparando, no? La query 2 come sarà fatta? Sarà fatta così: limit, mettiamo 10,0 perché estrae l'ottava parola. Cosa ho sbagliato? La riga trovata è 0.
Perché? Run. Limit 10, ah, virgola 1, sì, scusate. Ok. Dobbiamo mettere questa query qua dentro, ma dove ovviamente al posto di 10 ci sia l'indice di parola che abbiamo estratto casualmente. Per farlo vado ovviamente a interpolare la stringa, interpolare il valore nella stringa. Andiamo a capo così. Quando cominciate a fare queste cose, la leggibilità crolla a zero. Capire cosa faccia questa query dove c'è il più, dopo c'è un virgola 1 messo qua a capo col più. Però è quello che volevamo fare, sostituire al posto di quella cosa il numero. Volendo essere un pochino più chiari, uno potrebbe usare il format, no? Uno potrebbe scrivere string query 2 uguale string.format, dove ci metto dentro la stringa, dove al posto del 10 ci metto %d, e poi negli argomenti ci sarà indice parola, che esplicita un pochino di più, fatemi andare a capo così si legge meglio, esplicita un po' di più l'operazione che stiamo facendo, cioè abbiamo un template, un modello che è la stringa, che è la query, e dentro questo modello in un certo punto ci dobbiamo infilare un parametro. Lo possiamo infilare a mano noi concatenando le stringhe, lo possiamo far infilare dal metodo format. La prossima volta, oggi non abbiamo tempo, vedremo il modo di farlo fare direttamente dal driver MySQL, con un oggetto che si chiama non statement, bensì prepare statement, che è più furbo. E se lo fa lui avrà tutta una serie di altri vantaggi, che però discuteremo la prossima volta. Quindi qua non mi preoccupo troppo di come lo stiamo facendo adesso, perché poi impareremo un metodo decisamente migliore. Per ora funziona. Allora, avendo la query, eseguiamola. Statement, st2 uguale sulla stessa connessione, non devo riprendere, riaprire una nuova connessione. La connessione aperta, su quella connessione posso fare quante query voglio. Punto create statement e result set 2 uguale st2.execute query, di query 2, result, magari anche la t. Ok? A questo punto sono nella stessa situazione, nel senso che ho di nuovo una query il cui risultato, se tutto va bene, dovrebbe essere composto di una riga sola. Esattamente di una riga. Sicuramente non più di una riga, perché questo limite che limita a una riga. Il rischio è che se ho sbagliato a fare il calcolo dell'indice, l'indice sia fuori dalla tabella e quindi non mi restituisca nessuna riga. Ma speriamo di no. Quindi qua faccio la stessa cosa, è un caso particolare in cui non ho bisogno di leggere di nuovo tutte le righe, ma solamente la prima, perché se c'è è l'unica. Quindi result set 2.first e a questo punto ho la parola, che finalmente è la mia parola segreta,
è string, dunque, result2.getString della colonna che si dovrebbe chiamare nome. A questo punto anche result2 ha finito il suo scopo e dopo aver chiuso la connessione ritorno il segreto. O se voglio, già che ci sono, posso anche convertirlo in maiuscolo. Uppercase. Lo convertirò anche subito dopo, però, tanto vale, appena ce l'ho. Bisogna sempre solo fare attenzione, quando uso il metodo get, get string, get int, questo è il tipo della variabile in cui andrò a mettere il valore. Allora, vediamo se funziona. Non lo garantisco, perché scritto così di getto può succedere tutto. Ad esempio mi dà un errore da qualche parte, dove? Ah, perché ritorno un nuovo, quando è che non ritorno? Qua. Se c'è qualcosa che va male, ritorno un null. C'erano dei percorsi su cui lui non ritornava nulla. Allora io qua non dovrei mai capitarci. Perché se tutto va bene ritorno sempre da qua, dalla riga 157, ma lui non lo sa. E quindi aggiungiamoci il return. Allora, vediamo come funziona e se funziona soprattutto. Allora, abbiamo detto che qua possiamo scrivere quello che vogliamo, anzi non dobbiamo scrivere nulla, premendo start, darò un'eccezione. Infatti. Vabbè. Null pointer exception, è facile. Poteva esserci di peggio. Controller 85. Infatti. Segreto è null. E cerchiamo di capire perché. Allora, cerchiamo di capire perché, senza fare ipotesi troppo accampate, io direi mettiamo un bel breakpoint qua e andiamo in debug per vedere cosa succede. Quindi riavviamo il programma in modalità di debug. Ho messo un breakpoint sulla prima riga del do start, qua sopra. Quindi appena faccio start, il programma si blocca e passa il controller debugger di Eclipse. Siamo sulla chiamata di nuovo segreto. Entriamo dentro. Dove sono finite? Le freccioline. Sto cercando lo step. Dove sono, maledizione? Ci sono qua del Python. Step into, vabbè, lo facciamo così. Forse non c'è abbastanza spazio per farmi vedere tutti. Quindi sono qua dentro, andiamo a vedere istruzione per istruzione, a questo punto contro... Alt R. Step, step. Ce la facciamo? Aspetta. Perché non va avanti? Allora, questo non c'entra niente. Ah, terminated. Ho fatto qualcosa che non andava.
Allora, ripartiamo, faccio start, faccio step into, perché mi fai così? Allora, sì. Modo è appunto il nuovo segreto. Allora, sono qua fermo, qui entro dentro. Poi sono qui. Step over, F6. F6. Ok. Si è bloccato qua. La URL mi dice che era questa. Ah, certo. Guarda il messaggio. Dimenticato la libreria MySQL. Era nell'altro progetto, ma non in questo. Quindi l'applicazione la possiamo fermare. Abbiamo dimenticato il primo passo, che è quello di metterla in libreria. Lib, ce l'ho qua dentro impiccato. La libreria la posso benissimo prendere dall'altro progetto, Ctrl-C, Ctrl-V, e aggiungerla. Quindi riproviamo, no, non questa applicazione, ma questa. Qualcosa ha fatto, eccezioni qua sotto non ne ha scritte, effettivamente sembra che ci sia una parola da indovinare. Voi sapete una parola che sia fatta così? Cino, la B. Sì, Beffero, famosissimo. Volendo faccio start e me ne trovo un'altra ancora più bella. E adesso c'è ancora un difettuccio che è saltato fuori adesso, è che normalmente nella casella soluzione alla fine del gioco mi scriveva la soluzione della parola. Allora, per come l'avevo implementato io, la soluzione della parola andava a prendere da questa casella di testo, prima di svuotarla. Ovviamente la casella di testo ormai non contiene più nulla, quindi qui sotto non può scrivere la soluzione. In realtà la soluzione il controller non la sa. Dovrebbe farsela dire, beh, sì, la sa, perché l'ha impostata all'inizio, ma dovrebbe farsela dire dal modello, ma il modello, il metodo getSoluzione non ce l'ha. GetSecreto non ce l'ha, no? Perché mi hanno detto, no, proprio perché è segreto da indovinare, il modello non deve dirtelo. Quindi ci sarebbe un minimo di modifiche da fare. Se faccio start mi trovo un'altra parola ancora più lunga, vabbè, adesso si prova con le vocali. Vabbè, questa la lascio a voi. O una L, una R c'è di sicuro, infatti non c'è.
T e la N. Sapete qual è una cosa carina da fare? Ogni volta che si fa va avanti con una parola, sarebbe scrivere qua a fianco quante parole nel dizionario matchano con questa. Cioè, quante sono le parole nel dizionario che si possono comporre con quella regola? Guardando un like in SQL fatto bene, si riesce a fare. Così tu sai, dice questa parola, devi indovinarne una tra 50.000 che sono tutte, so, di 6 lettere. Poi man mano che indovini le lettere, il numero di parole possibili si restringe, quindi vedi che ti stai avvicinando alla soluzione, ma nel frattempo il numero di errori anche sta aumentando, è un gioco molto più emozionante. Ma più che altro ci abitua a fare anche un altro tipo di query, che questa volta non solo allo start, ma ad ogni try. Ok? Vabbè, adesso non sapremo mai, chiudo il gioco. Ogni volta avete visto che è diversa. Allora, facciamo solo un paio di passaggi di pulizia, tanto per arrivare al gioco, diciamo così, pulito, completo. Il primo passaggio di pulizia è togliere a questo punto quella casella di testo che non ci serve più. Quindi andiamo a prendere con lo sim builder. E questa casella di testo scompare, questo text field non ci serve più, via. Parola da indovinare, questa label non ci serve più, via. E questo star lo possiamo chiamare inizia gioco. Esempio. Si chiama sempre do start, il metodo, stiamo cambiando solamente la grafica. Il bottone try ormai da tempo non lo usavamo più, perché avevamo programmato la combo box in modo da generare l'evento, e quindi possiamo anche toglierlo per pulire l'interfaccia. Allora, su questo, sì, che lo voglio cancellare. Su questo fatto di scegliere automaticamente la lettera senza dover premere il bottone try, ci sono due elementi. Diciamo, approfittiamo per fare una micro parentesi. Ci sono due elementi nei controlli che si somigliano molto, che sono la choice box e la combo box. La più semplice è la choice box, la più completa è la combo. Esistono entrambe in qualche modo per ragioni storiche, nel senso che nelle primissime versioni esisteva solamente la choice, poi hanno implementato la combo. Hanno due differenze sostanziali. Sono molto simili, se li provate e mettete fianco a fianco sono molto simili. Le due differenze sostanziali sono la modalità con cui vengono visualizzate le voci, che internamente la combo, la choice box usa un menu, qui viene resa graficamente come se fosse una voce del menu, in realtà nel menu non l'abbiamo ancora fatto, sapete cosa sono i menu, e mentre la combo usa al suo interno una list box. Quindi è un pochino più spaziosa, come dire. Ma questo, se vogliamo, è un dettaglio tecnico che manco ci interessa nel 99% dei casi. L'altra differenza sostanziale è che una combo deriva il suo nome, combo vuol dire combinazione, dalla combinazione di due elementi. Cioè una combo box mette insieme in un unico controllo le funzionalità di una choice box, cioè scegliere da una voce, da un menu a discesa, con quelle di una text field. Perché è possibile, noi la combo box che abbiamo inserito qua permetteva di scegliere solamente la lettera dall'A alla Z, ma tra le proprietà della combo esiste la proprietà editable anche. Che senso ha? Editable è la proprietà di un campo di testo, cioè in cui l'utente ci può scrivere dentro. E questo è ciò che fa la combo, nel senso che io posso predefinire alcuni valori, l'utente può scegliere tra questi valori, oppure ne può scrivere uno suo, di sua preferenza.
in alcuni contesti può servire, può aver senso. Io posso scrivere un mio oppure posso scegliere tra un elenco di predefiniti, con l'autocompletamento, tutte queste cose carine. Quindi sta a me scegliere se quella combo usarla come menu a lista chiusa, solamente quelle voci, oppure menu a lista aperta, cioè una serie di voci predefinite, più comunque la possibilità per l'utente di scrivere ciò che vuole. Quindi è un oggetto sicuramente più ricco, più potente, più completo. E poi l'altro vantaggio è che la combo box ha un metodo onAction che invece sulla choice box non è mai stato implementato, forse, o sì, no, aspetta, non ce l'ho sulla scena, non lo vedo, non dovrebbe essere implementato, e quindi non è possibile farsi dare l'evento direttamente dal controllo, bisogna andare a registrare un change listener sulla collection sottostante. Se scrivete choice box listener su Google, vi trovate già un esempio di codice fatto, ma tanto vale, devo dire, scegliendo tra i due usiamo le combo che, essendo più complete, ci danno le stesse funzionalità e qualcosa in più, non andiamo a farci del male. Questo è il motivo per cui io me la sono cavata molto più rapidamente rispetto a voi in laboratorio, dove vi era stato detto di usare la choice, non per cattiveria, però. Ok, quindi abbiamo ripulito un pochino l'interfaccia. Dobbiamo ricordarci questa soluzione, come riempirla ancora, no? Allora, adesso questa interfaccia qui, nel momento in cui l'ho salvata, dovrò tornare al controller e cancellare dal controller anche le parti che ho cancellato dell'interfaccia. Se no, la prima volta che parte mi darà errore. Quindi dovrò cancellare text field segreto e il bottone try. L'ho tolto. Vedete che il button try lo tolgo. Nel txt segreto non ce l'ho più. E qua nell'isloser dovrò fare attenzione. Txt segreto non ce l'ho più. Button try non ce l'ho più. Ecco, qui, sia nel caso in cui vincessi, sia nel caso in cui perdessi, mostravo la soluzione. In realtà, a questo punto, avendo cancellato le cose, sono rimaste uguali, quindi potremmo anche unire, sia che tu vinca, sia che tu perda, alla fine ti dico qual era la parola. Quindi togliamo questo pezzo qua. E però per mostrare la soluzione, io no, non avendo più la casella di testo in cui lo scriveva l'opponente, e quindi pronta devo salvarmela da qualche parte. Posso salvarmela dentro il modello. Nessuno vieta, visto che il modello nella do start per un attimo ha avuto per le mani la parola segreta. Se questa parola segreta, anziché essere una parola locale al metodo doStart, la mettessimo in una variabile di istanza del controller, se la ricorda da una volta all'altra. Quindi ho tolto semplicemente questo string e vado a definire string segreto. Partiamo da null, giusto per accorgersi se la usiamo, non inizializzata. Quindi con questa modifica segreto è diventata una variabile di istanza del controller, quindi quando viene settata dal metodo doStart e noi l'abbiamo letta con lo scopo principale di passarla al metodo startGame, ma nel frattempo ce la siamo salvata. Per questo questa stessa variabile locale la possiamo usare quando sarà ora di mostrare la soluzione. Quindi, se non abbiamo dimenticato dei pezzi, ricordiamoci, abbiamo modificato l'fxml. Dobbiamo fare in modo che Eclipse se ne accorga. Quindi ci clicchiamo sopra, lo apriamo in Eclipse, così lui si è accorto che l'abbiamo modificato. E quindi possiamo. No, interroga. Sì.
non mi interroga. Rimpiccato, vai. Qui si è aggiornato. Inizia gioco e adesso dovrebbe funzionare questa parola, sembra difficile. E infatti me la scrive. Anche se la sbagliassi. Beh, ah, non l'ho cancellata, devo cancellare. Adesso qua sto mettendo a caso sperando di perdere. Non è difficile perdere. Sempre la I mi viene. E sotto mi scrive la parola giusta anche nel caso in cui abbia perso. Bisogna solo ricordarsi, quello che mi è dimenticato, quando clicco su inizia giochi, cancellare questa casella di testo. Quindi nel to start devo cancellare questa, quindi avrò, si chiama txt parola clear. No, non l'ha fatto. Testi soluzione. Non forse, per davvero. Allora, testi soluzione. Ok, al grumolo non ci siamo mai arrivati. Allora, riassumendo, 1 funziona, 2 non ci piace troppo perché immaginiamo che dover generalizzare questa modalità in cui dentro i metodi del model ogni volta apro la connessione, quindi tutte le informazioni per la connessione, eccetera, possa essere scomodo perché scrivo lenzuolate di codice a mo' di copia e incolla. E in certo senso crea una dipendenza molto molto forte tra il modello e il database. Per cui se dovessi modificare un pochino la struttura del database, dovrei andare a ritoccare tutti i metodi dei modelli, dei programmi che lo usano. E viceversa, se dentro questo modello uso qualche query che potrebbe essere utile in qualche altro programma, non riesco a riusarla, a portarla fuori. Ok? Quindi il nostro passo successivo sarà quello di rifattorizzare questo codice e riorganizzarlo in modo da separare una parte di classi che abbia la conoscenza del database e un'altra parte di classi che invece usi queste ultime e abbia la conoscenza del modello e quindi delle necessità dell'applicazione, in modo da avere i moduli più puliti, semplici e riutilizzabili, in cui se devo modificare qualche cosa ho un punto unico in cui doverlo toccare. Dal punto di vista del divertimento, ScreenBuilder si rifiuta di partire, di farsi vedere, ma quello che, no, i suggerimenti per giocarci, se volete, li abbiamo detti, sono 2. Uno è rendere il gioco progressivo, quindi quando faccio inizio a gioco non prende a caso, ma comincia con le parole di 4 lettere la prima partita, poi diventa di 5, poi diventa di 6, poi diventa di 7. A livello di controller è banale, basta avere una variabile che a ogni start si incrementa di 1.
E ovviamente a livello di query un pochino uno si complica la vita, ma sulla falsa riga di quello che abbiamo. E l'altra cosa è scrivere a fianco di ogni parola qual è l'insieme del numero di parole possibili compatibili con la maschera in vigore in quel momento. Quindi dovete andare un po' a rivedere come funziona il like in SQL, ma sono due operazioni che si possono fare abbastanza facilmente. Ok? Per oggi direi che è tutto, di lavoro e pensieri ve ne ho dati abbastanza.